Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati. Il Vangelo che abbiamo fatto, che abbiamo appena proclamato, fratelli e sorelle carissimi, è bellissimo, è un vero e proprio capolavoro, tra l'altro ci dà un'immensa speranza e consolazione, facendoci anche comprendere una verità molto importante, no? Forse ci è capitato qualche volta di pensare nella nostra vita: beati gli apostoli, beati quelli che Gesù hanno visto e hanno potuto parlare con lui, vederlo risorto, eccetera. Però se abbiamo fatto attenzione, questi due discepoli, che sicuramente erano amici anche degli apostoli, uno sappiamo il nome che è Cleopa, Gesù gli si fa vicino, quindi lo vedevano con gli occhi, ma non si sono accorti che era lui. E quando è che riconoscono Gesù? Dopo che Gesù gli ha fatto una bella spiegazione della parola di Dio, quindi comincia con tutte quante le scritture, dice questa profezia si riferiva a Gesù, questa si riferiva al Messia, questa pure, questa si è compiuta in questo modo, questa in quest'altro modo, e poi, questo ancora non basta, entra con loro, penso che abbiate riconosciuto la formula tecnica, no? Io tra poco lo dirò, prese il pane, prese grazie, pronunciò la benedizione, lo spezzò, i suoi discepoli, con le parole della consacrazione, spezza il pane, quando compie questo gesto, dice, eccolo, e lui sparisce. Hai capito? È facile comprendere l'insegnamento di questo Vangelo, no? Cioè, siamo più fortunati noi, che possiamo oggi stare a messa, così come possiamo andare a messa quando ci pare, che non molti contemporanei di Gesù, che magari l'hanno visto, l'hanno udito, ma non riconosciuto come tale. E addirittura il senso di questo Vangelo è attenzione, e l'incontro con Gesù risorto, che come abbiamo già visto nei giorni scorsi, Gesù risorto è sempre lo stesso, ma entra in una dimensione divina. Quindi anche chi l'ha visto prima della risurrezione con gli occhi della carne non lo riconosce se non c'è un aiuto ulteriore. San Paolo dice: non conta aver conosciuto Gesù secondo la carne, dobbiamo averlo conosciuto secondo la fede. Qual è il senso di questo Vangelo? Se uno va a messa con fede e con amore, che cos'è la messa? Sapete che la messa è distinta in due parti, no? C'è la liturgia della parola, che è quella che stiamo ancora celebrando, che comincia dopo la preghiera e finisce con la preghiera dei fedeli, poi c'è la liturgia eucaristica, l'offertorio, la consacrazione, l'offerta del sacrificio, giusto? E poi il rito di comunione. E cosa hanno fatto i discepoli di Emmaus? La liturgia della parola, Gesù gli spiega tutte le sacre scritture, e poi la liturgia eucaristica, si aprono gli occhi quando spezza il pane, quando pronuncia la benedizione, quando consacra. Quindi capite il messaggio. L'incontro con Gesù risorto, se io voglio, avviene ogni volta che io partecipo con amore alla Santa Messa. Capite? In una maniera verissima, d'accordo? Che non coinvolge i nostri sensi, che tanto non servono a niente, perché vedere le membra fisiche di Gesù, sì, certamente Gesù è bellissimo, d'accordo? Ma l'importanza di Gesù non è nella bellezza delle sue membra fisiche, ma è nel fatto che il Figlio di Dio è il nostro Salvatore. Quindi la salvezza che lui ha attuato, che dobbiamo prima conoscerla attraverso la comprensione delle scritture e poi viverla attraverso il sacrificio eucaristico della Santa Comunione, ci abbiamo a disposizione quando vogliamo. Capite perché i santi, e il Padre Pio in primis, diceva che da tutti non esiste in tutto il mondo cosa tanto grande quanto una messa. Beato chi ci crede, chi lo capisce e chi, diciamo, intercetta il desiderio di Gesù, perché guardate, ha messo obbligatorio andarci la domenica, le feste di comandate, come sapete, è obbligatorio, ma Gesù desidererebbe che tutti andassero a messa tutti i giorni, è un desiderio. Grazie a Dio non ne fa obbligo, se no c'è un sacco di gente che va all'inferno perché già manca la domenica, figuriamo se fosse obbligatorio andarci tutti i giorni, ma certamente il desiderio di Gesù è questo, capite, perché non c'è niente di tanto grande, di tanto santificante quanto la Santa Messa. Ecco perché la Madonna in ogni luogo che appare, se ci fate attenzione, qual è la prima cosa che dice sempre di fare? Costruite una cappella. Prima ancora. Perché la Madonna è proprio la madre di Gesù, perché ci porta immediatamente a riscoprire un contatto profondo con Gesù Cristo. Quando un'anima diventa mariana, la prima cosa che fa una buona confessione dei peccati di tutta la vita e comincia ad amare tanto la Santa Messa. Perché la Madonna ha questa funzione. Ci prende e ci porta dritti a Gesù, di cui lei è ben cosciente, prima ancora di noi,
essere il nostro unico Dio, Signore e Salvatore. Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siamo lodati.